L'ampio periodo compreso tra il bronzo recente finale e l'età del ferro iniziale rappresenta per la Sicilia il momento di formazione e consolidamento, come dicevo prima, delle comunità indigene, che sono poi quelle riportate nella archeologia tucilidea del Libro VI. Si tratta di un processo lungo ed articolato che si estende fino alle soglie del fenomeno coloniale greco. Delle varie facies archeologiche, quella ausonia, pertinente a popolazioni immigrate dalla penisola, è certamente quella responsabile della trasmissione di elementi culturali di tipo continentale, prima nella fascia tirrenica dell'isola, per poi approdare in tutto il resto della Sicilia orientale. Più a sud si estende la cultura di Pantalica, che conserva aspetti autoctoni propri del bronzo medio, mentre più ad ovest abbiamo la variegata cultura sicana, permeata di tratti locali insieme ad altri di tradizione egeo e levantina. Se il quadro delle articolazioni degli aspetti culturali appare abbastanza consolidato, maggiori zone d'ombra persistono nell'impostazione e nell'interpretazione della fenomenologia del sacro e delle pratiche religiose. Il problema maggiore da questo punto di vista è offerto dalla forte disomogeneità della documentazione archeologica, spesso lacunosa e in molti casi affidata a complessi scavati in passato e per i quali credo che oggi si richieda una revisione organica e sistematica. Nonostante certe limitazioni, tuttavia, il potenziale informativo disponibile per la Sicilia, proprio nel periodo in esame, risulta di straordinaria ricchezza e freschezza, soprattutto in virtù del fatto che, diversamente da altri coevi contesti della penisola italiana, l'isola restituisce una serie di complessi figurativi che ora vedremo veramente assai enigmatici. Prima di avviare l'indagine occorre fare alcune precisazioni di carattere metodologico. Dall'antropologia, l'abbiamo visto in queste giornate, possiamo pacificamente concordare sul fatto che il fenomeno religioso, in quanto partecipe del più ampio processo di riplasmazione simbolica del reale, si struttura secondo uno specifico sistema di segni. Segni attraverso i quali l'uomo tenta di dare un ordine cosmogonico al disordine dell'universo. Il risultato è la definizione di un modello di sacralità, che è fortemente ancorato nel contesto dei meccanismi sociali, economici, della comunità di riferimento, consente ai membri stessi la costruzione di una qualche forma di identità, ma anche di comunicazione. La sfera del sacro, dunque, nella pluralità di accezioni e di significati, è essa stessa paradigma del sociale. O, se preferite, una proiezione filtrata e mediata da processi ideologici della stessa realtà sociale. All'interno di un lavoro più ampio che sto conducendo sul tema della fenomenologia del sacro nella Sicilia protostorica, in questa sede ho preferito estrapolare, ai fini di questa presentazione, alcune singolari rappresentazioni figurate che possono essere considerate espressione di un sistema unitario e strutturato. Nel 1925 Ettore Gabrici, in un lavoro di straordinaria freschezza metodologica, ma curiosamente, come spesso accade nelle nostre bibliografie, da allora mai più ripreso in considerazione, notava il significativo incremento di rappresentazioni umane zoomorfe nella produzione indigena tra la fine del IX e la prima metà dell'VIII secolo a.C. Lo studioso coglieva il carattere indigeno di certe immagini, che seppure influenzate da possibili e posteriori modelli stilistici greci, quindi mediati dalle prime colonie, in realtà si riferivano a un mondo culturalmente e, aggiungerei io, ideologicamente, come ora cercherò di dimostrare, totalmente differente.